Voce, voce. Lui, una persona con il presidente, si smuove, migliaia. Perché così quando andiamo a manifestare contro i inceneritori, ci riempiono le mazzate. Te lo dico. Non possiamo sopportare ancora di più questo. Noi siamo stanchi di subire. Noi siamo ormai un popolo in rivolta. Dovete smetterla. Dimettetevi e andatevene a casa tutti. È sfuggito scappando al suo popolo. Quando un capo di Stato, comunque un rappresentante del popolo, fugge davanti alla sua popolazione, vuol dire che c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che ci sta nascondendo, ce lo dica Presidente, ce lo dica, lo vogliamo sapere, lo vogliamo sapere come cittadini campani, lo vogliamo sapere come cittadini del Meridione che lei ha tradito, perché lei ha tradito il Meridione d'Italia, ha permesso alle lobby di infangare la nostra campagna, di ridurla come la Somalia e le ricordo che sono già morti Ilaria Alpi e Miriam Kolovatin per questo. Siamo diventati la discarica dell'Europa, di rifiuti radioattivi, di rifiuti industriali tossico-nocivi, grazie a lei, grazie a quello che ci ha segretato per 20 anni. Quindi con quale coraggio viene qui a inaugurare un padiglione? Un padiglione di cosa? Lei dovrebbe dirci soltanto la verità prima di dimettersi e poi magari dovrebbe farsi un passaggio dalla magistratura. Siamo comitati della Terra dei Fuochi, comitati di Giuliano Mare, comitato di Fribacoli, quindi comitati di cittadini, questo è il punto importante. Visto che si parla tanto di bonifiche, questi soldi, questi famosi 600-900 milioni di euro, chi li gestirà? La stessa gente che li ha gestiti fino ad oggi? Le stesse forze dell'ordine che ci picchiano, cioè io ho una figlia malata a casa e devo stare qua, mi hanno sequestrato il manifesto, mi hanno sequestrato il cartellone, mi hanno fatto sposare, hanno detto che non posso stare fermo, ma scherziamo, cioè questi signori stanno proteggendo le lobby, stanno... Traditore c'era scritto. Perché c'era scritto traditore, per questo lo hanno strappato. Ma non solo, e perché? Anche un cartellone dove c'era scritto lui si è pentito e lei? Cioè che cosa c'è di questo di offensivo? Allora se io sono una persona che ho la coda di paglia mi posso anche offendere, ma se io sono liceo nella mia cosa, pulito, io non mi offendo perché non mi riguarda la cosa.